Ma bentornati sul mio canale, io sono Zero e oggi siamo qui su Skyrim Special Edition, pronti a proseguire da dove ci eravamo lasciati nello scorso episodio. Se ricordate, nello scorso episodio erano successe un po' di cose, tra cui la morte di Cicero, e adesso dobbiamo andare a fare un'altra missione della Confraternita Oscura, per quindi cercare di avvicinarci sempre di più a Tiber Septim, o comunque l'imperatore, per poi così ucciderlo. Per adesso dobbiamo andare a interrogare un uomo su chi sia lo chef dell'imperatore, così che possiamo poi prendere il suo posto, molto probabilmente. Se mi sorprendo con la mano nella mia tasca, te la taglio. Buon per lei. E quindi sì, diciamo avvicinarci fingendoci cuochi e poi al massimo uccidendo anche l'imperatore. Quindi vediamo un po' come si evolve la situazione e scopriremo poi quale sarà la storia originale della Confraternita Oscura. Per adesso comunque credo siamo quasi giunti alla fine anche della Confraternita Oscura. Tra un po' faremo poi compagni, missioni principali, cose del genere, poi vediamo. Per il momento, dov'è che devo andare, se non sbaglio, a interrogare Valentine o un qualcuno che si chiama tipo così. Quindi cerchiamo un po' nei meandri. E tra l'altro, come sempre, mi sono appena svegliato, quindi non fateci caso se sarò un po' così, un po' così, insomma. Hai rovesciato nuovamente l'acqua del bucato nella pentola con la minestra. Ragazzi? Vuoi che ti tagli le dita per darti una lezione? Tu prova a toccarle, giuro che saranno le tue dita a cadere, stupido bretone. Parte la rissa. Che è successo? Non lo so. Sì, te lo ripeto per la centesima volta. Sono un bretone. E quindi? Sono nato ad Irock e poi mi sono trasferito qui. Non me ne frega un non cazzo. Non provengo da Rich. Non mi interessa, amico mio. Allora, sì, Irock. Cucinano degli squisiti piatti bretoni. Che sei? Che cosa vuoi? Il gourmet. Chi è? Dove si trova? Il gourmet? Esatto. Non te lo dirò mai. Non so cosa ci faccia tu qui, ma non sarò un traditore. Porterò il segreto sull'identità del gourmet con me nella tomba. Vabbè, un po' di persuasione. Per la Confraternita Oscura la soluzione è semplice. La Confraternita Oscura? Frena, frena. Non c'è motivo di arrabbiarsi. Voglio dire, sono sicuro che il mio amico non vuole che metta a repentaglio la mia vita. Dico bene? Certamente. Ascolta, si chiama Balagog Gronolob. È un orco. Il gourmet è un orco. Si trova alla locanda Cancello Notturno. Non so altro. Ora mi lascerai andare, non è vero? Ovvio che no, ma io ti dirò di sì, perché così almeno già posso ammazzarti da dietro. D'accordo, va bene, splendido. Prego, ora è meglio che vada. Sì, eh? Dove va lei, scusi? Lei va nell'oltretomba. Mi scusi, nessuno mi ha visto, vero? Ma assolutamente no. Perfetto, guarda, è morto, non si sa come sia potuto accadere una cosa del genere. Rubo, arrivederci. Allora, uccidi Balagog Gronolob. Cos'è successo? Non si sa, amico mio, sono sempre troppo intelligenti queste persone. Comunque adesso il Molog Grolcoso mi pare si trovasse in una taverna, quindi andiamo alla taverna e vediamo di scovare un attimo questo ragazzo. Orco, quello che è, così da prendere un po' il suo posto. Perché se non erro dobbiamo semplicemente travestirci da orchi. E non riesco a livellare, è incredibile. Fatemi vedere un po' la furtività quanto è. Furtività? Mi scusi, l'ho persa. Ah, è 100%, quindi posso metterlo il punto. Accovacciandoti interrompi il combattimento per qualche attimo e induci i nemici più distanti a cercare un bersaglio. Questa è ottima. Che praticamente quando fate così e siete visti, diventate per circa 1-2 secondi invisibili, così che l'avversario vi perda di vista e poi vi nascondiate tra le ombre. È molto molto utile. Comunque, eccola, si trova nel nulla totale, quindi ci dobbiamo andare a piedi o col cavallo, dipende. Comunque ragazzi, vi sta piacendo anche Skyrim? Spero di sì, perché è una serie molto originale e molto particolare da portare. Ovviamente non è nuovissima, è del 2011, quindi un bel po' vecchiotta. Però ha sempre il suo fascino e quindi, essendo anche uno dei miei giochi preferiti, devo portarlo come serie assolutamente. Così come farò anche, penso, con Fallout 3 e Fallout New Vegas. Il 4 l'ho già portato, quindi tranquilli. E ovviamente il nuovo The Elder Scrolls che uscirà. The Elder Scrolls. Un drago. Ma io starei alla larga, sinceramente. Namova. Lontani dai draghi che non si sa mai. Allora, il nostro punto è abbastanza distante, quindi con questo cavallo immortale dovremmo anche farcela volendo. E scendiamo tra le colline. Occhio ai sassi, Gianni. Occhio ai sassi. Ok. Non so se ci crepo, ma mi sa di sì. È un po' troppo alto. Anche per un cavallo immortale. Anche perché il cavallo è immortale, ma se cadete comunque vi sfracellate un pochino. Quindi, pian piano. Occhio. Ah, perfetto. Eh sì, si trova in una capanna un bel po' lontana. Più che capanna la chiamerei locanda. Anche se è in mezzo alla foresta, quindi non so perché sia lì. Però c'è, quindi sti cazzi. Chi è?
Scusate. Oh, lo Yeti. Non mi piace lo Yeti. Scappa. Scappa che non è il caso proprio per niente. Eccoci qua, locanda del cancello notturno. Una locanda che ci permetterà di vedere dov'è il gourmet. Anche perché questa missione del gourmet è davvero molto molto simpatica. Quindi adesso facciamo questa cosa in fretta e in furia. Poi andiamo subito alla prossima missione che, se non sbaglio e se non erro, è la più interessante. E tra un po' dovrei anche prendere il filtro antipop e tante cose interessanti. Quindi abbiate pazienza che qui si fanno le cose belle. Allora, lei chi è? Ah, salve viaggiatore. Sei qui al cancello notturno per mangiare o per un letto? Per cagare, più che altro comunque. E questo, wow. Adring ha trovato... Cosa vuoi? Vedi altre taverne da queste parti? In effetti c'ha ragione. Dove dovrei andare a bere? Errore mio, errore mio. Ok, si trova giù, non capisco il perché, ma... Zitti, zitti. Non stava parlando, assolutamente no. Non disturbiamo. I caricamenti sono molto veloci. Piano, ragazzi. Adesso ci vuole una bella salvata di prepotenza. Ehi là! Sono Gianni Morandi. Piccola interruzione pubblicitaria, ma eccoci tornati. Bologorg... Vabbè, quello. Parla, va. Qualunque sia il tuo problema, dubito di poterti aiutare. Sì, eh? Io sono qui, in visita. Addirittura. Allora, hai servito il tuo ultimo pasto gourmet, un po' esagerato. Presto l'imperatore morirà, verrà ucciso dal gourmet. Ecco, questo mi piace. Che cosa? L'imperatore? Ma io... Oh, per gli dei, no! Quanto sei brutto, non però! Non puoi farlo! Non puoi! Invece sì, posso. Mi scusi. Sono solo affari. Ebbene, ora possiamo rubare il vestito. Allora, prendi il lascia passare del gourmet, poi prendo anche i vestiti che non si sa mai che potrebbero esserci utili, e dobbiamo nascondere il cadavere, così che almeno non lo notino. Non si nasconde assolutamente sotto il letto, è troppo grasso. Ho capito, aspetta, fammi prima nascondere il cadavere. Che qui la situazione diventa incresciosa. Allora, penso che il cadavere si possa nascondere dietro questi barili, così che non ci individuino. Mamma mia, quanto è lento. E beh, cosa fare in questi casi? Non si sa. Parliamo di cose strane. Ecco qua, questo potrebbe essere un buon nascondiglio per il cadavere. Esatto, nascondi il cadavere di Bologog. Ma che schifo di nome c'ha poi. E vabbè, possiamo adesso uscire non so da quale porta. Questa c'è una porta. Ah, la scala. Non sono stato io. Si è suicidato, non c'entro niente. E visto che, tra l'altro, nessuno conosce l'identità del gourmet, cosa ancora molto più utile, è normale che nessuno sappia che possa essere un orco o qualcosa del genere, quindi... Beh, noi possiamo tranquillamente fingerci degli orchi. O fingerci il gourmet, perché non sa la sua razza. Anche se comunque adesso che ci penso, certo che un orco cuoco è un bel po' strano. La confraternita oscura era un tempo soggetta a una serie di leggi note come i 5 principi, che oggi però non rispetta più, ma vive alla grande lo stesso, lo sappiamo già. Meno male che la porta, come già detto in passato, non ci urla nelle orecchie, se no moriremo. Aspettate che qui i caricatori scarseggiano. Dai telefono. Oli. Si stava scaricando, sorry. Comunque, detto ciò. Non morire telefono. Perfetto, e devo camminare, joystick, grazie. Devo parlare, se non erro, con Festus Crex, che era colui che ci ha mandato a fare la missione, quindi il mandante. Gianni? Dov'è Gianni? Ma che fa questo? Eccoti. Salve. Ascolta, io... Salute, bocconcino. Salve. Abbi cura di... volevo che continuasse... Vabbè, niente, come non detto. Io servo Astrid del suo santuario. Gli squama dell'ombra sono lungi da... Vabbè, questo sta ancora sanguinante qui. Di un'antica... Sì, sì, va, quanto parlano. Chi... Dov'è? Eccolo, Festus. Il ritorno... Ha trovato. Così ho saputo. Pare che un certo orco sia sparito. Il che significa che non solo hai ucciso il gourmet, ma hai fatto anche sparire il corpo. Sembra. Hai anche il lascia passare, vedo. Ottimo, ottimo. Sono fortissimo. Da Markart mi è giunta voce che il cuoco della fortezza è scomparso prematuramente. Pure. Hai eseguito gli ordini alla lettera. Così pare. Non ho mai voluto altro che servire questo santuario. Dubitavi dell'uditore? Mi sbagliavo su di te. Ora lo capisco. Forse ci sbagliavamo tutti. Ecco il tanti tuo soldi. Denaro più un piccolo extra da parte mia.
Consideralo un modo per scusarmi di essere stato così maledettamente. Ci sta, agito. Festus, ci sta. Si chiama l'anello della tessitrice notturna. L'ho indossato per anni, ora voglio che lo tenga. Ok, cos'è? Darà più vigore alla tua magia e alla tua furtività. Utilissimo, credo. Ora farei meglio a sbrigarti e a... Sì, va bene. È il momento. Fammi mettere questo anello che non si sa mai. Vediamo un po' se davvero è così utile. Ah, ho tante cose da vendere. Allora, abilità furtività viene migliorata del 10% e le magie di distruzione costano meno. Vabbè, ci può anche stare, dai. È giunta l'ora di... Sì, me la dà l'altra missione oppure devo aspettare che finisce. Ok, fai rapporto ad Astrid. Permesso, quanta gente. Certo che... Gli assassini dovrebbero essere un po' più muti rispetto agli altri. Comunque, Astrid... Dunque hai avuto successo. Hai ucciso il gourmet. Così pare. È giunta l'ora? Adesso? Siamo pronti? Oh, sì. E ho deciso che questo onore sarà... Ma grazie. Tuo. Non deluderò né te, Astrid, né la confraternita oscura. L'imperatore morirà per Sitis e la madre notte, la prima. Oh, ho la massima fiducia nel tuo successo. Diamoci da fare. E andiamo, va. Ora va a Castel Dawar a Solitude. Mostra il lasciapassare del gourmet all'ufficiale, il comandante Maro. Sono certa che ti ricordi di lui. Sì. Avrai libero accesso alle cucine e quindi all'imperatore. Farai finta bellissima di essere questa cuoco, missione. Quindi potrai facilmente avvelenare... E molto probabilmente questa missione durerà più degli altri perché voglio farla la missione. Quindi quale veleno dovrei usare secondo te? Ecco, prendi questa. Si chiama radice di giada. Bella radice. Basta un assaggio e gli effetti sono praticamente immediati. L'imperatore si ritroverà al cospetto di Sitis prima ancora di aver... Non è un bene per me, dovrei scappare. Una volta ucciso Mede, scappa dalla porta superiore e supera il ponte. Ho provveduto in modo che rimanga sguarnito una volta dato l'allarme. D'accordo. Ora va, tesoro. Vai. E compi il tuo destino. E compi il tuo destino di uditore. D'accordo, basta che ci danno i soldi, per me va bene. Allora fai rapporto... Aspetta. Fratello. Cos'altro mi sai dire sulla radice? È una pianta rara. Che cresce solo nell'isola di Stros Makai. Può essere cucinata come una qualsiasi verdura. Basta un assaggio per una morte quasi istantanea. Quindi non pensarci nemmeno. Che figata, potrei mangiarmela. Vabbè, lasciamo stare. Rappresentaci degnamente. Sì, come dice lei. Comunque, ragazzi, questa sarà una delle missioni più divertenti, più importanti che ci saranno per la Confraternita Oscura, se non la più divertente. Perché mi piace molto la faccenda nei GDR, più che altro di... diciamo mimetizzarci tra virgolette, infiltrarci, sono cose davvero molto interessanti che a me piacciono molto, quindi speriamo ce ne siano altre. Adesso non ricordo se nei compagni o nei ladri c'erano cose del genere, ma non credo, perché lì sanno che siamo dei ladri, qui invece è tutto un po' più in furtività, non sanno quello che siamo. In ogni caso, siete pronti a vedere una fantastica missione? Spero di sì. Ora, se il caricamento ce lo permette, eccoci qua. Quanto è verde il posto, non me lo ricordavo così. Comunque andiamo, va. Permesso, ma non è che ho fatto qualche magagna qui. No. La cugina dell'imperatore è stata... Complimenti per lei. Continuiamo a camminare. Scusi, permesso. I viaggiatori come te devono... Allora, qui c'è il comandante Moro, ma prima vestiamoci adeguatamente che non si sa mai, no? No, assolutamente no, no, Cicero neanche, Nord no, ma quanta roba c'ho io, scusate. Sono in difficoltà. Allora, vesti eleganti. Poi, gli stivali eleganti. Siamo a posto? Beh, dai. Bene o male, ci siamo. Salvo. Passo. La torre è chiusa fino a nuovo. Sono il gourmet. Cosa c'è ora? Per ordine di Sua Eminenza, il possessore di questi documenti. Il gourmet. Per Asura. Il gourmet. Ti cacchi sotto adesso, eh? Mi dispiace, non me ne ero reso conto. Noi non sapevamo chi attenderci. Non sei abbigliato come mi aspettavo. Vabbè, più o meno, dai. Accomodati pure, la cucina si trova più avanti. Gianna, la cuoca del castello, attendeva con impazienza il tuo arrivo. Forse avrei dovuto togliermi i guanti da coso. Vabbè, fa niente, io ci ho provato a mimetizzarmi, poi sti cazzi. Allora, fai rapporto a Gippina, ho letto. Com'è? Gianna? Ginevra? Gippina? Come si chiama questa? Aspettate. No, per curiosità, una questione di principio. Come si chiama questa? Ah, Gianna! Va, grande, grande, andiamo da Gianna. Gianna? Nome italiano, o anche tedesco a volte. Comunque, Gianna, mi dica. Basta consegne, per favore. Ti spacco i denti. L'ho già detto, abbiamo tutto quello che ci serve. Metti là quello che hai portato, poi sparisci. Mi hai frainteso, io sono il gourmet. Il gourmet? Oh,
Finalmente. Quando ho saputo che il gourmet avrebbe cucinato per l'imperatore, quasi non riuscivo a crederci. Adesso usa la coda e mettila tra le gambe. Dunque, non voglio sembrarti delusa, ma non pensavo proprio che il gourmet fosse un imperiale. Vabbè. Pensavo a qualcuno di più esotico, come... Un orco? Silenzio! Sono pronto a preparare il grande banchetto. Oh, insomma, a dire il vero, non indosso... Ma che rompipalle questa. Ce n'è uno proprio là, sullo scaffale. Non puoi cucinare senza... Ma non rompere i coglioni che sono tutte stroncate queste. Scusi, mi prendo il suo cappello, come funziona? Dov'è il cappello? L'indicatore mi dà il suo... Vabbè, allora scusi. Cominceremo non appena avrai indossato il cappello. Io indosso il cappello, però lei non deve rompere. Da sullo scaffale non laggiù. Ti preoccupare, non il cappello... certo che l'imperatore ti scambi per questo. Orco 2, aspetta un attimo, Cominceremo non appena avrai indossato il cappello. Ho capito! Guarda sullo scaffale laggiù. Non vorrei certo che l'imperatore ti scambi per qualcun altro. Usa questo. Cominceremo non appena avrai indossato il cappello. Ma porco! Guarda sullo scaffale. Non volevo fare questo, volevo rubare il suo cappello. L'imperatore ti scambi per qualcun altro. Gianna. Cominceremo non appena avrai indossato il cappello. Che fastidio sta ragazza. Guarda sullo scaffale laggiù. Non vorrei certo che l'imperatore ti scambi per qualcun altro. Corseggia! Vaffanculo, va. Dov'è lo scaffale? Ah, ecco, guarda quanti cappelli belli. E vabbè, usiamone uno allora. Dov'è il cappello? Il cappello? Quindi potrei anche avere un abito d'assassino e poi un cappello tutto a posto, diciamo, no? Dov'è il cappello? Scusate. Ah, eccolo. Guarda come sono bello adesso, Bisogna soltanto togliere questi cavolo di guanti perché sono un po' troppo... Ecco. Ci siamo. Ora sono un uomo che sa fare il suo lavoro. Oh, ma guardati, assolutamente perfetto. Ora sei proprio come ti immaginavo. Hai visto? Basta così, il gourmet è qui per cucinare. Iniziamo, se no ti do una sberla. Oh, sì, certo. A Emma. L'imperatore ha richiesto il tuo piatto più famoso, il potage le magnifiche. E che cazzo che è, mo? Mi sono presa la libertà di iniziare i preparativi. Mi scusi, non so... Il ricettario però copre solo le basi, poi ognuno dà un tocco personale. Sarei onorata se potessimo preparare il potage alla maniera del gourmet. Sarei onorata... Il brodo sta già bollendo, possiamo cominciare. Anzi, onorato. Allora, che ingrediente devo... Se capissi che cazzo sta dicendo lei, un carote, un dolcetto... Un dolcetto. Facciamo, ragazzi, le cose più schifose possibili. Un dolcetto. Oh, che delizia. Non l'avrei mai immaginato. Poi. E poi? Il prossimo ingrediente è polvere di vampiro. Una spruzzata... Polvere di vampiro. Polvere di vampiro? Ma certo. Dici sul non set. Si preoccupi. Sì. Immagino che serva per dare un tocco di rustico. E la cosa bella è che ne abbiamo un po' sotto mano. Va bene. E poi cosa serve? Altra disgustosità. Un po' di... Un dito di gigante. Un dito di gigante? Ma dici davvero? Ovvio. Un dito di gigante. Non dubitare mai del gourmet. Ma certo. Scusami. Ho detto dito di gigante. Dito di gigante. Scusi. Ecco. Guarda che le lancio una pentola in testa, E poi? E poi un septim. Un septim. Un septim? Cioè, una moneta d'oro? Davvero? Deve farlo. Ah, ora capisco. Questo darà al potage le magnifique un leggero e delicato retrogusto. Ma che cazzo dici? Che schifo. Che trovata brillante. Brillante. La zuppa mi sembra pronta ormai. Aggiungendo altri ingredienti finiremmo per mischiare i sapori. Allora, basta così. Te lo dico io, questo ci vomita addosso. Manca solo un ingrediente, tieni. Oh? Che cos'è? Una specie di spezia? Ma dobbiamo proprio? Il potage è perfettissimo. Perfetto. Un altro ingrediente potrebbe... Calma, calma, Gianna. Chi è il gourmet qui? Avanti, dillo. Scusami, ma certo. Dopotutto è la tua ricetta più famosa. Bene, il tuo ingrediente segreto è stato aggiunto. Evviva. Se posso aggiungere una cosa, per me è stato un onore poter preparare un pranzo con... il miglior cuoco dell'intero impero. Hai visto? Porterò la marmitta e ti farò strada fino alla sala da pranzo. E la macchina? L'imperatore e i suoi ospiti saranno impazienti di conoscerti. E la marmitta, potevi chiamarla in un altro modo. Marmitta. Vabbè. Scusate, un altro piccolo, diciamo, interruzione. Un'altra piccola interruzione, possiamo? Signora, ma non mi guardi così però. E vabbè, noi pian piano ci acquattiamo. Posso derubarla? L'imperatore... Affanculo. Sta calma, Gianna. Sta calma. Io scappo, Sono un fringuello, io scappo. Col cavolo che rimango qua a farmi infilzare. Lei buona fortuna, insomma. Mi sa che morirà malamente, però. Allora, nel frattempo, a parte bellissimi disegni, ma dove sta questo? Poteva mettere vicino alla cucina almeno la tavola? Ma non provi neanche un minimo di nervosismo dopo tutto quello che è successo. Cosa accade?
riferisci al matrimonio? Imperatore, sì, imperatore Titus Made II. Eh sì, il grande imperatore di quest'epoca. Eccoci, per gli dei, sono così nervosa. Sì, eh? Tra poco ci saremo. Senti, servirò io. Tu rimani qui e dai spettacolo. Ovvio. Ci penso io. Il figlio del tuo comandante che trama il tuo assassino. Buon Giorgio. Già, una situazione davvero incresciosa. Ma si è trattato di un incidente isolato. Mi hanno assicurato che è stata tutta colpa del figlio di quell'uomo. La verità è che non abbiamo nulla da temere. Sto facendo niente di illegale, vero? Può tornare utile, ma aiutarne uno porta ulteriori benefici. Voi non berrete. Mai e poi mai. Questa la piglio io. Ci siamo, onorevoli ospiti. Cucchiaio. Vi presento. Vi fotto il cucchiaio. Ah, il potage le magnifique. Che delizia. Cari amici, in qualità di imperatore, mi riservo il diritto di assaggiare per primo. E come detto, secondo me lo vomita nel piatto. Fa schifo. Che meraviglia. È davvero splendido. Sì, eh. È esattamente come mi aspettavo. Ma fa schifo, vabbè, buona fortuna. Credo ci sia qualcosa che non va. Io... Cacca, chiudi la porta. Au revoir. Au Fidersen. Se può. Aspetti, aspetti che forse c'hai i diamanti. Guardi, dai. Il gourmet, il cuoco. Scusi, no, c'ha l'abito bello, lo prendo. Che onore. Buona fortuna, dai. Arrivederci. È stato davvero molto interessante, devo dire la verità. Possiamo scappare ora? Wow, bello comunque. Vabbè, corriamo, va. C'è un drago? No, è un uccello. Ma... scusate. Che capperi succede? Quest'uomo è stato senz'altro l'esca più insopportabile mai utilizzata dall'imperatore. Sono felice che sia morto. Ah. E lo sono ancora di più che l'abbia ucciso. Era un'esca, porca vacca. Tu, un assassino della confraternita oscura, hai appena attentato alla vita dell'imperatore, che non era altro che un impostore. Così pare si sia rivelato. Non te l'aspettavi? Neanch'io, quando un membro della tua famiglia è venuto da me per sottopormi il piano. Traditori. Siamo accordati per uno scambio. Cazzo. Io avrei consegnato te e la confraternita oscura avrebbe continuato a esistere. Sai una cosa? Ho cambiato idea. Che ne dici se uccido te e massacro tutti i tuoi miserabili... Oh, che cazzo succede? Ma piccioni malvagi. Il tuo santuario è sotto attacco in questo preciso istante. Ah, ma sarà sopra. Ecco cosa penso di questo accordo. Tu e i tuoi amici avete ucciso mio figlio e ora pagherete per questo. Beh, era presumibile comunque. Uccidetelo e fate in modo che non rimanga niente del suo corpo. Vabbè, come volete voi, ragazzi. Io utilizzerei un attimo prima di tutto il vestito bello, perché qui sennò mi scartavetrano i coglioni. Poi aspettate che ci vuole un po' di tempo per cambiarsi di vestito in questi momenti. Scholar outfit, molto bello. Ah, ma ce l'ho di nuovo? Non mi pare di averlo tenuto. Vabbè, fa niente. E sì, se non erro invece sì, l'avevo proprio tenuto. Adesso non ricordo neanche più gli stivali ammantati, esatto. E va bene, quindi siamo a posto. E che ne so io, signorina? Aia, aia, questi fanno male, secondo me. Ci tocca fare una cosa che non avrei mai voluto fare. In realtà sì. Prima di tutto, fantasmino, help, per favore. Seconda cosa, prendiamo la nostra sword. Whatever. E ci vorrà un pochino, ma almeno lo ammazzeremo. Ma non sono così potenti. Potrei aver abbassato il livello di difficoltà? Scusate, devo controllare veloce. No, leggendario, perfetto. Beh, continuiamo allora. Così. Ok, fuori uno. Qui ce ne sono parecchi, però. Mi sa che devo fare una strage. E questa roba mi sa che è alquanto inutile. Fantasmino, mi faccia aiuto. Mi faccia aiuto, poi. Italiano. Muore, per favore. Sono scarsissimi, comunque. Mi interessa. Giovanotto? Ecco. Cadono come dei sacchi di patate, questi. Au revoir. Bellissimo. E vabbè, adesso mi sa che è l'ora di tornare un attimo alla confraternita, perché come detto ce la stanno un po' uccidendo ed è meglio correre. Non è che c'è qualcuno qua sotto, no? Non è che mi vada tantissimo, sinceramente. Ma che cazzo? Scusate, aia, puttana vacca. Fermati subito. In nome dello Non c'entro niente. Non sono stato io. Scappa. Aia, non è che, ragazzi, mi sa che è stata proprio Astrid a buttarci nelle mani di questi. Perché aveva detto che faceva in modo che la via sarebbe stata sgombra, ma non lo era.
Quindi mi sa che è stata proprio Astrid. Scusate, alcune cose non me le ricordo, quindi non posso proprio dirvi se è stato così o no. In ogni caso, dobbiamo per forza scendere di qua perché non c'è altro modo. Ah, il fantasmino mi sta aiutando. Arrivederci. Arrivar. Arrivederci. Oh, porco due. Allora, qui ci serve la forza inesorabile. Ho sbagliato. La forza inesorabile. Roda! Permesso. Va bene. Qualcuno faccia qualcosa. Tipo, che situation? Io scappo. Aiuto, per favore. Non sono stato io. Ah, saltello. Saltello. Vabbè, possiamo andarcene. Ok, è stato abbastanza inaspettato. Non ricordavo sinceramente che fosse un'esca quella. Pensavo fosse veramente l'imperatore. Vabbè, comunque adesso andiamo a casa, vediamo cosa è successo e poi ci salutiamo perché siamo qui da 27 minuti, quindi un po' di tregua. Se il caricamento gliela fa comunque. La parata con lo scudo o con l'arma genera... Vabbè, via via via. Oh, posso muovermi? Ok, au revoir. Nessuno potrà salvarmi, tipo le gambe. Se corrono mi salvano. E io ti chiudo la porta in faccia. Buongiorno signore. Ah, cavolo, adesso abbiamo anche 1500 di taglia. Porca vacca. E mi sa che è un po' lontanuccia la faccenda. Ma quelle barche non me le ricordo mica io, sapete? Ah, forse il porto di Solitude. In questo caso sì, me lo ricorderei. Ah, ok. Tutto a posto. Possiamo andarcene adesso. Allora, torniamo di nuovo al confratello. Al santuario. Ma non era questo? Ah, non mi fa più andare perché probabilmente l'hanno già distrutto. Cavolo. Non lo so, vediamo. È molto interessante perché non me lo ricordo sinceramente, quindi... Potrebbero esserci dei colpi di scena? Non si sa. Ah, questo è un principe daedrico. Comunque, per vostra informazione, tutte le missioni daedriche le rifarò da capo, tutte quante, come serie speciale in live sul canale. Così come anche la serie di Alien Isolation e un'altra che adesso non ricordo bene, ma ce n'era sicuramente un'altra da fare. A parte la mia voce che mi sta andando a puttane, direi di lasciare qua il cavallo, se no me lo schiattano. Che ci sono ancora dei nemici, insomma. Eccola. Salva, va. Mi sa che è il momento di farci tutto il coso furtivo con la pietra dell'ombra, volendo. Piano. Mi scusi lei. La sciotterei da dietro con un coltellino, se possibile, sì? Ma certo che sì. Tanto non vede un cazzo. Cioè, paraocchi. Mi scusi. Chi è che mi vede? Vabbè, sti cazzi. Guarda! Fuori uno. Bene, la faccenda sarà molto furtiva, ragazzi, quindi state attenti e pronti. Ah, oh cazzo. Non me lo aspettavo questo. E vabbè, uno alla volta li sciotto perché... Di cazzi. Mi scusi, aspetti, aspetti. Devo sciottarla un attimo. Fuori uno. M'hanno visto? No, davvero? Non possono avermi visto. Ma infatti non mi hanno visto. Chi mi ha visto? Sto cazzo m'ha visto, vabbè, niente. E meglio restare comunque nelle ombre perché questi qui all'improvviso potrebbero attaccarmi. Anche se siano fortissimi, però voglio dire, meglio essere più prudenti possibile. Ok, erano andati in questa direzione, che fine hanno fatto? Ah, eccoli, ho visto le torce. Ok, sono degli imbecilli. Mi scusi, fuori uno. Mi scusi, fuori due. Perfetto, ora possiamo entrare a vedere cos'è accaduto. Come dice la prima regola, ammazza prima i nemici e poi vai a vedere. Insomma, di qua, oh, albero. Ok, eccoci qua. Ma qui ci sono dei barili esplosivi comunque. Mi sa che volessero far saltare tutto in aria. Santuario della Confraternita Oscura. Vediamo un po', sono molto curioso. Però se ci sono i nemici qui fuori, mi sa che dentro stanno in difficoltà. Parecchie difficoltà. Dai, caricamento, non mi puoi far tenere così sulle spine. Chi è stato, fratire? Non lo so. Uno di questi cadaveri. Cazzo. No, no. Uno di questi dei cadaveri? Ma perché gli altri ci mettono tanto? Prima usciamo da qui è meglio, Il fumo sta salendo. Qui finiamo arrosto. Mi hanno dato un'idea. Scusate per... non c'è il fuoco? Non ce l'ho? Vabbè. Arcturus ha portato dentro... Arcturus, sì, vabbè. Io comunque utilizzo il fuoco perché dov'è? Distruzione, se non erro. Dardo di fuoco. Uomini. Voleva essere sicuro. Spada bam. Facciamola finita con questo giochetto. Sì, giochetto del cazzo più che altro. Mi scusi, mi scusi. Ma quello non ci crepa, scusate. Aspetta. Devo abbrustolire un po'. Vai dietro, bravissimo, bravissimo.
Aia, però, è forte. Mi serve il fantasmino. Dov'è? Ma già è morto, ma che cazzo, questo fa schifo. E vabbè, allora, come non detto, usiamo le spade. Corri, 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 corri. Scusi, ma si stunna o no questo? Si è stunnato. No, ma quello era Visara o sbaglio? Crepaci. Visara. No. Vabbè, l'hanno anche derubato questo. Se lo saranno stuprato, che ne so. E niente, quindi a quanto pare sta bruciando tutto come se non ci fosse un domani. Aia, aia. Allora, andiamo avanti e scopriamo se c'è qualcuno ancora vivo, perché a questo punto penso siano quasi tutti morti. Cavolo. Cities. E niente. La barra della madre notte pure poi. Oh, scusate. Il lupo. Scusi. Non mi schiattate il lupo, eh. Guarda che ti spacco i denti. Non capisco niente. Lo ammazzo io questo, ammazza l'altro. È un uomo, è un lupo, non è un uomo. È schiattato. Chi è? No, ma hanno ammazzato il lupo a chiotto. E vabbè, cose che capitano. Arbion? Fa niente, mi rubo l'armatura. Comunque, cosa è successo qui? Niente di strano. Sì. Vogliono proprio morire questi, eh. Vabbè, usiamo le spade potenti, sono questo veramente mi shot. Oh, scusi. Non può permettersi di fare una cosa del genere. Se può? Questo non attacca, si impalla. Muore oppure no? Sì, ok, è morto. Ragazzi, sta missione è comunque impegnativa, eh. Allora, vediamo un po'. Ma è rimasto qualcuno vivo? È morto anche il lupacchiotto? Giustamente è l'ultimo a morire perché è l'unico che riesce a combattere in un luogo aperto, non essendo propriamente un assassino. No, Gabriel! Va bene, il dubbio. Gabriel, io ti cremo, non so. Buona fortuna. Poi. Chi è? Ho sentito. Nasir! Sta andando a fuoco quest'altro qua. Aia. Scusi. Ci vuole un po' di tempo, Nesito, ma ce la faremo, non preoccuparti. Sono dalla tua parte. Oh, ma questo è resistentissimo comunque, eh. Colpisci, Nasir. Scusate la gola ormai. Ma, e dai, che questa me la chiami una ferita? Sì, te la chiamo una ferita perché stai morendo. Ok, è il momento giusto. Spacca. Fatto. Imparerai a ostacolare. Sì. E a parte che... Oh, molto carine queste armature. Questa la prendo perché mi piace. Vabbè. Cosa è successo, Nasir? Aspetta che salvo che non si sa mai. L'imperatore era tutta una trappola. Qualcuno ci ha traditi. Iniziamo a dubitare. Considerato che la maggior parte di noi è morta. Deve essere così. Per forza così, Nasir. Si muova però adesso, dai. E anticipo la tua domanda. No, non dubito di te. Avermi salvato la pelle... In un certo senso cancella ogni dubbio. Hai visto quanto si fidano? E quindi, grazie. Prego, possiamo andare. Dobbiamo uscire. Puoi dirlo forte. Sì, vabbè. Fuggi dal quindi, santuario. Sei in vita. Iniziamo a dubitare. Aspetti che forse qui... però non trovo Astrid. Ecco, questo è il dubbio. Che se Astrid non c'è qui dentro vuol dire che lei ci ha traditi. Potrebbe essere Uditore. Molto... Che succede? Io sono la tua unica salvezza. Abbracciami, questa è necrofila. Oh, aspetti. Vitofila al massimo. Vabbè, un omicidio in più, un omicidio in meno, voglio dire. Nelle fiamme di Zeus brucerà. Ma non brucia. Ma è ignifugo quest'uomo. Vabbè, io... Cazzarola. Qua se la roba è stretta. Sto morendo. Mi serve un po' di cura. Allora, la cura ce l'avevo qua, cura rapida. Nessuno potrà salvarti ora. No, eh? Vabbè, ci pensa lui. Ci crepa? Ha rotto il cazzo. Vada, lo lascio a lei. Quest'altro pure è schiattato. Guarda, sono schiattati tanti, però. Quanto dura questa situazione? Ok, la barra della madre notte. Devo per forza andarla dentro sul serio. Nasir, Nasir, ma questo lo lasci così? Permesso, dai, ci penso io, capito, va? Sono... Non è capace a far niente. Perfetto. Sì, Nasira, sì. Io devo andare dalla madre notte perché devo fare un bunga bunga così. Strano, andiamo. Che schifo. È la seconda volta che schifo. E Nasira, scusa.
uscire da qui. Dormi. E dormi. Non vedo una sega, signore. Ma non dirmi che veramente ci siamo addormentati. E vabbè, nel frattempo ci facciamo una scopa. Bariscola? Ah, ma Babette è viva. Sto andando il più velocemente possibile, stupido diavoletto. Non mi sembri di aiuto. Usate la sedia. Ormai esplode questa sedia. Non sono brava nei lavori manuali. Ora sbrigati, ce l'hai quasi fatta. Un altro sforzo. Quanta spronamento, quanto spronamento. Ehi, così. Proprio così, dai, fammi uscire. Riesci ad aprirla? Credo di sì. Porta pazienza. Devi parlare con Astrid qui, nel santuario della confraternita oscura. Come detto, mi sa che è proprio lei che ci ha traditi. Parla ad Astrid. Mi fate uscire, che qua sto soffocando, che schifo. Oh, rallenta. Va tutto bene. Ne hai passate di ogni. Forse ti conviene sederti un po'. No, c'è una cosa che devo fare. Devo parlare con Astrid, e qui nel santuario, seguimi. Sto bene, ma la Madre Notte ha un altro incarico per me. E qui? Persi, ti credevo di averla persa. Andiamo. Va bene. Allora, Babette, vabbè, si sono estinte le fiamme, con quale magia non si sa, ma comunque è tutto bruciacchiato qua, che schifo. Astrid, dov'è che si trova di preciso? Ah, devo cercarla, perfetto. Come se non bastasse, che palle. Scusate, io non so dov'è la strada. Qui è tutto un rottame, tutto distrutto. E scusate, forse devo mettere la missione? Esatto, vabbè. È dietro, ma che diavolo? Era nella sua stanza, forse? Dico era perché adesso mi sa che è un po' morta, no? Ma che cazzo? Allora, salvo, fa un po' schifo. Ah, ok, me lo ricordo adesso. Che schifo. Lo prendo. Vivo. Sei vivo. Grazie, Sitis. Grazie, Sitis. Che schifo. C'è le budella fuori. Lassù di morte, compare. Astrid. Ti do il benvenuto. Per favore, ho molte cose da dire e poco tempo. Lo vedo. Però le mutande gli sono rimaste. Mi dispiace tanto. Il Penitus Oculatus. Ecco. Maro ha detto che consegnandoti a loro avrebbe lasciato in pace la confraternita oscura. Per sempre. Per Sitis. Sono stata una stupida. È tutta colpa mia. Lo è. Sei il migliore tra noi. E ti ho quasi ucciso. Come ho ucciso tutti gli altri. Tu mi hai condannato a morte, traditrice. Sarai giudicata da Sitis nel vuoto, ti compatisco. Non dici nulla. Non capisci. Sono stata io. Ti ho ingannato. Volevo che morissi. Ho tradito te, la Madre Notte. Possiamo ucciderla? Tutto ciò che mi è caro. E adesso Maro mi ha tradita. Un tradimento senza esclusione di colpe. Restassero come erano. Prima di Cicero, prima della Madre Notte, prima di te. Pensavo che avrei potuto salvarci. Mi sbagliavo. Ora... Ma tu sei vivo. Allora c'è ancora una possibilità di ricominciare, di ricostruire. Perciò ho fatto questo. Non capisci? Ho pregato la Madre Notte. Io sono il Sacramento Nero. Che schifo! Ah, quindi è successo questo perché ha fatto lei il Sacramento Nero, non perché è stata bruciata. Sto dicendo che avevi ragione. La Madre Notte aveva ragione. Le antiche usanze hanno guidato la confraternita oscura per secoli. Sono stata una folle a oppormi. E per dimostrare la mia sincerità, ho pregato di essere condannata a morte. Ora sei tu che guidi questa famiglia. L'ho già rubata. Ti affido la spada del supplizio. L'ho già rubata. Affinché tu possa comprenderne la natura. L'ho anche smantellata in realtà, però vabbè. Uccidermi. E vai, ci penso io. Allora, con la spada del supplizio? Vabbè, non è che sia una cosa tanto triste. Oh no, uccidiamo. Muori. Fammi vedere prima se posso. Schiatta.
A posto. Grazie. Ma prego, hai visto? Tutto bene, quel che finisce bene. Bambina? Hai assistito alla morte di un uomo? Un uomo? Se non lo avessi sentito, lasciamo stare, ma. Come ha potuto Astrid farci una cosa del genere? Che vabbè, parlate una alla volta, però. Non posso che compatirla. Astrid. Quindi che famo? Torna dalla madre notte, va bene. Per le sabbie. Sì, per le sabbie. Ancora non riesco a crederci. Per le sabbie, poi che bestemmia grandissima. Allora, mi dica, madre notta. Madre notta? Astrid è morta. Oh, scusi, non volevo. E così doveva essere. Possa trovare la redenzione nel vuoto. Fai schifo. Ma finché tu vivi, la confraternita oscura continuerà ad esistere. E aspettiamo. Dobbiamo onorare il nostro contratto ed eliminare l'imperatore. Come si esce Titus da qua? Medes secondo. Come dice lei, possiamo andar via? Parla con Amund Mothier. Ancora. Alla giumenta bardata a Whiterun. Lui saprà dove si trova il vero imperatore. Parla anche più forte, ma a carità. Ma prima informa Nasir dei tuoi piani, perché tu sei l'uditore e devi tenere unita questa famiglia. Assolutamente sì, signorina. Dov'è Nasir? Astrid. Dovrei informarti. Per le sabbie. Nasir. Ok. Per Sitis, che delirio. Immagino che sia la fine. A quanto pare no. Non esattamente, la madre notte mi ha parlato di nuovo. Scusa? E quindi cosa ti ha detto? Devo parlare ancora con Amund Mothier. Amund Mothier? Ma questo significa... Il conflitto, il contratto. È ancora valido, il vero imperatore deve essere ucciso. Vuoi dire che è ancora possibile? Ma come? Il nostro piano è saltato. Sono morti tutti. La famiglia... La famiglia è ancora viva, Nasir. Devi fidarti di me. Quella fai teletrasporto e nel frattempo... Come preferisci. E allora va, uditore. Scopri cosa ha da dire quel viscido bastardo di Mothier. Dopodiché manda l'imperatore... Così per sfizio lo facciamo. Ah, ma quando avrai finito non se ne parla più di tornare qui, giusto? Pensavo al santuario di Dawnstar. Potremmo insediarci. Per me ci sta. Ascolta, quando questa faccenda dell'imperatore si sarà conclusa, io e Babetta ti attenderemo lì. Troverò un modo per spostare la madre notte. Non temere. Va vado, ora. Vado, grazie. E torna con un allora, barile pieno d'oro. La finisce questa? Intesi? Ho capito. Babette, vabbè. Possiamo andare quindi a fare nuove cose interessanti, ma tutto questo nel prossimo episodio. Ma prima... Ave Sitis. Ecco, questa mi sa che è la missione finale, quindi parla con Amund Mothier. Detto ciò ragazzi, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Se sì, ovviamente mettete mi piace, condividete, commentate ed iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Skyrim Special Edition, dove finalmente finiremo l'ultima missione della Confraternita Oscura per poi... Al fine... Che cazzo era questo? Ah, Festus, aia. Per poi al fine... già, cominciare anche i compagni, eccetera, eccetera, tutte le altre gilde, missioni principali, DLC, eccetera, eccetera. Quindi detto ciò, ci vediamo alla prossima.